quindi senza penalizzazione per il tempo. A questo punto acquista anche un senso parlare di classifica provvisoria, prima ne parlavamo soltanto teoricamente. In questo momento Nymph de Ryck di Jean-Charles Proncaut conduce la classifica provvisoria di questo Gran Premio. Ultima gara, dodicesima gara del concorso internazionale di amicizia di Charles. Ecco Caratà di Giuseppe Forte, ne parlavamo all'inizio, compagno di scuderia e protagonista agli ultimi campionati italiani di un simpaticissimo, anche se per lui non conclusosi felicemente, duello con il suo compagno Giorgio Muti, che poi alla fine ha vinto il campionato italiano. Forte era stato in testa alla classifica. Il campionato italiano si svolge un meccanismo molto particolare, cioè in 4 giornate, una di riposo, 3 di gara, e la classifica comprende in pratica i risultati di tutte e 3 le giornate. All'ultimo giorno Giuseppe Forte era primo con anche un discreto vantaggio, un 16 punti di vantaggio nei confronti degli altri, però l'ultimo giorno ha fatto un piccolo disastro e quindi è finito terzo e ha vinto appunto Giorgio Nuti. C'è stato un errore, l'avete visto, sul secondo ostacolo, quindi Forte ha già perso la possibilità di battere il francese Proncaut. Adesso sta accelerando perché a questo punto potrebbe diventare importante invece il tempo. Quindi abbiamo 4 penalità con un tempo molto basso, 35,90. Ecco, vedete entrare in campo in questo momento Giorgio Muti su Green Jewel. Abbiamo già detto tutto di lui, resta da dire forse che sul piano umano è un uomo di una simpatia eccezionale, tra l'altro un uomo, nonostante i successi internazionali, piuttosto timido, piuttosto ritroso, è uno dei cavalieri italiani più difficili da intervistare. Questo è un piccolo commento personale, nonostante numerosi tentativi, soltanto una volta proprio qui a Cervia, nascosti fra gli alberi, siamo riusciti a fare una piccola intervista. Cavaliere che ha una grandissima esperienza, come abbiamo detto ha partecipato 2 volte alla Coppa del Mondo, una volta tra l'altro terminando quinto, quindi con un risultato di tutto rispetto. La Coppa del Mondo è uno dei, forse il più importante, gara, un pizzico di fortuna. Ancora a 0 penalità Green Jewel, la gara più importante, dicevamo, la Coppa del Mondo. Si svolge su un circuito di molte gare, questa è la gabbia, attenzione, ancora 0 penalità, anche il dritto dopo la gabbia qualche difficoltà comporta sempre, la triplice, e passa anche la triplice, anche Giorgio Nuti a 0 penalità nel secondo percorso. 39,99. A questo punto, se non sbaglio, ci dovrebbe essere un barrage. C'è un barrage a tempo per il primo posto. Perché il regolamento internazionale di questi concorsi prevede che per il primo posto, quindi per gli altri vale il tempo e la classifica ottenuta nella seconda manche, ma per il primo posto, se le penalità sono pari, non è il tempo a decidere, ma un barrage. Adesso ci sarà una brevissima interruzione. Vediamo. Il barrage si svolgerà sul percorso identico alla seconda manche. Vediamo un rallenti del percorso di Giorgio Nuti. Questo è il dritto successivo alla gabbia, un ostacolo che dicevamo qualche difficoltà più la comporta. Gli stessi ostacoli e quindi la stessa lunghezza di percorso della seconda manche. Ecco, questo è il cavallo bianco di Cervia, uno dei simboli di questo impianto dove ormai siamo ospiti quasi continui, è uno degli impianti italiani dove si svolge il maggior numero di gare importanti a livello nazionale e internazionale. Abbiamo seguito qui
l'internazionale prima di Piazza di Siena, c'è stato poi la finale del Super Trofeo Philips, adesso questo internazionale d'amicizia, e l'11 di settembre, se non sbaglio, avrete un altro impegno. I campionati italiani juniores e Young Riders. E questo è Marcello Mastronardi, direttore di campo, dicevamo lo stesso direttore di campo di Piazza di Siena, ormai... Col suo aiutante ormai quasi fisso, Uliano Vezzani, sta diventando un giovane... Ecco, è importante un direttore di campo, vero? Per è molto importante. E direi che è la parte essenziale, può determinare la riuscita o il fallimento di un concorso. Adesso stiamo aspettando che entrino in campo generale Onorati, i cavalieri che dovranno fare il barraggio, stiamo aspettando Pronco. Lo speaker lo ha cortesemente richiamato. Eccolo, è montato a cavallo in questo momento, lo vediamo nel campo prova. A questo punto, diciamo, questo forse è uno dei momenti più belli di una gara come questa, diventa un discorso a due e il cavaliere che entra in campo, soprattutto il primo nel momento in cui sono pari, ma soprattutto il secondo, quando il primo riesce per caso a fare di nuovo un netto, è veramente psicologicamente sotto uno stress. Ma anche il cavaliere francese che ha alla schiena Giorgio Nuti non sa tanto come deve comportarsi, che non sa se deve mettere al sicuro un percorso netto sapendo che Giorgio Nuti in assoluto può realizzare un tempo migliore, oppure provare a tirare la gara. È una scelta tattica. È una scelta tattica. Vedremo quale sarà il suo comportamento in campo. Abbiamo detto di Pronco, che è un cavaliere abbastanza importante nella federazione francese, era, l'abbiamo visto, nella Venezia c'era quasi una squadra francese presente, come del resto anche qui a Cervia, anche se non si tratta naturalmente della prima squadra. Con cui è partito, ha superato il primo e il secondo ostacolo senza problemi, ha avuto qualche problema invece, ha scelto di tirare, ha tagliato, avete visto, abbastanza coraggiosamente, ha scelto decisamente di tirare al massimo. Ed è riuscito, nonostante questo, ad un percorso netto, quindi anche molto veloce. A questo punto il tempo è determinante, 31 e 16 è il tempo che Giorgio Nuti... Aspetta un secondo che lo speaker abbia finito queste comunicazioni ufficiali, ecco. Dicevamo il 31 e 16 è il tempo che Giorgio Nuti deve battere. A questo punto Giorgio si trova in una certa difficoltà. Giorgio non ha scelta. Lui deve tirare, deve battere, ma deve anche non sbagliare. Deve non sbagliare e deve battere il tempo. Non ha assolutamente scelta. Green Jewel è un cavallo adatto ad un tirare in questo modo. Non ha un'esperienza eccessiva, però... Direi che la qualità del cavallo e la qualità del cavaliere possono farcela. Ecco Giorgio Nuti che saluta la giuria. È un rituale di tutti i concorsi. Per lui sono pericolosi forse più i primi due salti, poi il cavallo prende una cadenza, ma ancora come tutti i cavalli giovani sono i primi due salti del percorso. Devo dire per esperienza che quello che dice Dalla Nova purtroppo è sempre molto molto fondato, quindi attenzione ai primi ostacoli per questo percorso. Bene sul primo, ha deciso anche lui di tirare, ha tagliato come avete visto, bene sul secondo, adesso c'è il largo sul fosso, passato molto bene, anche lui taglia, adesso abbiamo la gabbia, bene sul primo elemento. Bene sul secondo, anche se per un po' di fortuna, il verticale, anche qui un pizzico di fortuna. Ha allargato molto la curva, ma ce la dovrebbe andare. 30 e 91, ce l'ha fatta. Giorgio Nuti ha vinto il Gran Premio di Cervia per poche decine di secondi, poche decine di centesimi di secondi. Sentite gli applausi del pubblico.
È un periodo purtroppo in cui l'equitazione italiana non è che riserva spesso grandi successi, però quando vincono i nostri cavalieri il pubblico si entusiasma sempre. Tra l'altro in questo concorso di Cervia invece siamo andati piuttosto bene, mi segnala Lallanovo che si tratta dell'11ª vittoria riportata nei nostri colori in questo internazionale su 12 premi vinti, cioè un solo premio vinto da un cavaliere straniero, una amazzone svizzera, Ursula Gutt. La Ursula Gutt, appunto. Vi rivediamo a rallenti il bellissimo percorso di Giorgio Nuti, direi entusiasmante percorso di Giorgio Nuti. Questo Green Jewel è un cavallo sul quale mi pare che tutto sommato si può contare anche nei momenti difficili. Sì, ci conteremo soprattutto nel futuro. Ecco, lo dicevamo anche ieri, ma è il caso di ricordarlo. A proposito di futuro, domani proprio qui a Cervia si riunisce il Consiglio federale, il Consiglio nazionale della FISE, che deve prendere una importante decisione. Di che si tratta? La partecipazione o la rinuncia ai giochi di Seul. Sono tre le possibilità, mi pare: la partecipazione a squadre, la rinuncia o una partecipazione individuale. Ecco, ieri dicevamo che non possiamo fare anticipazioni, però forse una cosa potremmo tentare di dirla, cioè nel caso di una partecipazione individuale quali potrebbero essere i nomi? Non gliela posso proprio dire. Si tratta di una discrezione comprensibile, sono gli ultimi momenti. Ecco, vedete, un animale un po' più piccolo di un cavallo, è il giovanissimo cane dell'ingegner Croce che vedevate di spalle. Ecco, rivediamo intanto, mi dicono dalla giuria, tutto il percorso di Nuti. Avete visto il primo ostacolo di prova, qui il secondo, un dritto, il largo su fosso, bianco e celeste. Vedete come taglia la gara, la gabbia. Qui c'era stata qualche incertezza e forse proprio queste incertezze hanno consigliato Nuti di prendersela invece un po' più comoda nella girata successiva, però poi ha dovuto recuperare galoppando e ha chiuso, come abbiamo detto, con uno splendido percorso con 30 secondi e qualche decina di centesimi. Ecco, in questo momento vedete entrare i cavalli, i cavalieri che devono partecipare alla cerimonia della il dottor Sordelli premiazione. Vediamo anche, mi dicono dalla giuria, abbiamo la possibilità di vedere anche il percorso del francese che ha chiuso ugualmente con zero penalità anche al barrage, ma con un tempo leggermente superiore a quello di Nuti. Vedete intanto inquadrati i due amici e compagni di scuderia Giorgio Nuti e Giuseppe Forte. Si tratta di una coppia particolarmente importante per la nostra equitazione. Ecco, adesso vediamo il percorso del francese, aspettiamo che cominci. Intanto vedete i cavalieri che si accostano alla curva vicina, ecco un bellissimo primo piano di Nuti, alla curva del campo che sta vicino alla clubhouse dove avvengono normalmente le premiazioni. È la seconda vittoria della giornata di Giorgio Nuti, che ha vinto anche stamattina con That's Why. Quindi è decisamente un momento favorevole per Giorgio. Oggi è stata una buona giornata. Ecco il percorso del francese, aveva dato qualche pensiero la sua velocità, sembrava che Nuti fosse destinato a soccombere, un percorso molto veloce, molto corretto, era difficile fare di meglio, invece Nuti ci è riuscito. Ecco, vedete come gira, gli applausi che sentite in questo momento sono applausi in diretta. Ecco, sta cominciando l'inno d'Italia e questa è la triplice con cui il francese ha chiuso il percorso. Ed ecco le immagini in diretta della premiazione. È sempre un momento emozionante ascoltare il nostro inno quando si tratta appunto di una vittoria sportiva.
tricolore sta salendo sul pennone. C'è un religioso silenzio in campo, vedete la commozione di Nuti. Tra l'altro è un cavaliere, come dicevamo, con un carattere estremamente timido, introverso, un cavaliere che si emoziona facilmente, quindi è veramente un cavaliere da seguire con amicizia e con simpatia. Ecco, avete visto inquadrato anche il presidente della federazione, Lino Sordelli. Che premia il cavaliere vincente. Green Jewel, il cavallo di Nuti, anche lui merita un bellissimo primo piano. Tra l'altro mi dicevano è un cavallo anche lui di una notevole simpatia. È un cavallo simpaticissimo, pieno di temperamento, pieno di carattere. Io credo che veramente darà altre giornate così all'Italia. Adesso vedete Sordelli che consegna la coppa a Pronco. Terzo forte, abbiamo detto, compagno e amico di Nuti, col suo karatà. Ah, comunque, sempre a proposito dell'equitazione italiana, io vorrei ricordare di nuovo, ne accennavamo ieri proprio in chiusura di trasmissione del collegamento di ieri con l'Allanova, alcuni successi che ci sono stati in questi ultimissimi giorni. La settimana scorsa è stata proprio una buona settimana, come quasi la giornata di oggi per Nuti. Praticamente in contemporanea la squadra A era terza di Nar al Xio di Francia e la squadra dei Young Riders in preparazione per i campionati europei che si svolgeranno la prossima settimana vinceva Bratislava su 10 nazioni. Era molti anni che una squadra italiana non vince una Coppa delle Nazioni all'estero e speriamo che sia, abbiamo un po' sfatato questa tradizione avversa, che ci ricominciamo a imparare come si fa. Sempre senza volerle strappare anticipazioni, questi due successi possono in qualche modo influenzare il giudizio del Consiglio domani, oppure il giudizio si deve riferire a un comportamento, diciamo, più prolungato nel tempo? Io non credo che un giudizio così importante possa derivare dall'entusiasmo di una vittoria, credo che sarà il frutto di una valutazione molto meticolosa sulle nostre possibilità, sui nostre recente performance e sui lati negativi o positivi che una simile trasferta potrebbe comportare, quindi non ci fanno molto piacere questi risultati, ma non credo che possano influenzare emotivamente la decisione di un Consiglio federale. Tra l'altro il Presidente della Federazione in una conferenza stampa fatta appunto per spiegare le ragioni per cui qualcuno andava e qualcuno forse non andava ha ricordato che ogni cavallo che va a Seul significa per il CONI, per il Comitato Olimpico Nazionale, una spesa di 40 milioni soltanto per il trasporto, al di là poi delle spese per il mantenimento e di tutto il resto. Adesso i cavalieri e i cavalli fanno un giro d'onore per il campo a suono di musica. Mi dicono dalla regia che stiamo per chiudere. Grazie all'Allanova che ci ha accompagnato in queste due dirette, grazie naturalmente anche a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, grazie anche a questo impianto di Cervia che veramente si sta proponendo come uno dei campi più importanti, direi, per la nostra equitazione. E poi tutto sommato anche un campo che ci porta fortuna, perché ogni volta che c'è stato qualche internazionale qui a Cervia, almeno qualche vittoria siamo riusciti a strapparla, soprattutto nell'ultimo anno. Io direi che possiamo chiudere, i cavalli stanno uscendo. Grazie di nuovo a tutti per l'attenzione e appuntamento al prossimo salto ostacolo.